Quando la città, retta a democrazia, si ubriaca di libertà, confondendola con la licenza, con l'aiuto di cattivi coppieri, costretti a comprarsi l'immunità, con dosi sempre massicce di indulgenza verso ogni sorta di illegalità e di soperchieria. Quando questa città si copre di fango, accettando di farsi serva di uomini di fango, per poter continuare a vivere e ad ingrassare nel fango. Quando il padre si abbassa a livello del figlio e si mette bamboleggiando a copiarlo perché ha paura del figlio. Quando il figlio si mette alla pari del padre e, lungi da rispettarlo, impara a disprezzarlo per la sua pavidità. Quando il cittadino accetta che di dovunque venga, chiunque gli capiti in casa, possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l'ha costruito e ci è nato. Quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine. C'è da meravigliarsi che l'arbitrio si estenda a tutto, che dappertutto nasca l'anarchia e penetri nelle dimore private e perfino nelle stalle. In un ambiente siffatto, in cui il maestro teme ed adula gli scolari, e gli scolari non tengono in alcun conto i maestri, in cui tutto si mescola e si confonde, in cui chi comanda finge, per comandare sempre di più, di mettersi al servizio di chi è comandato e ne lusinga per sfruttarli tutti i vizi, in cui i rapporti tra gli uni e gli altri sono regolati soltanto dalle reciproche convenienze nelle reciproche tolleranze, in cui la demagogia dell'uguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione ed anzi costringe tutti a misurare il passo delle gambe su chi le ha più corte, in cui l'unico rimedio contro il favoritismo consiste nella molteplicità e moltiplicazione dei favori, in cui tutto è concesso a tutti in modo che tutti ne diventino complici. In un ambiente siffatto, quando raggiunge il culmine dell'anarchia e nessuno è più sicuro di nulla e nessuno è più padrone di qualcosa perché tutti lo sono, anche del suo letto e della sua madia, a parità di diritti con lui, e i rifiuti si ammonticchiano per le strade perché nessuno può comandare a nessuno di sgombrarli. In un ambiente siffatto, dico, pensi tu che il cittadino accorrerebbe a difendere la libertà, quella libertà dal pericolo dell'autoritarismo? Ecco, secondo me, come nascono le dittature. Esse hanno due madri. Una è l'oligarchia, quando degenera, per le sue lotte interne, in satrapia. L'altra è la democrazia, quando, per sete di libertà e per l'inettitudine dei suoi capi, precipita nella corruzione e nella paralisi. Allora la gente si separa da coloro cui fa la colpa di averla condotta a tale disastro e si prepara a rinnegarla, prima coi sarcasmi, poi con la violenza che della dittatura è pronuba e levatrice. Così la democrazia muore per abuso di se stessa e, prima che nel sangue, nel ridicolo. Platone, La Repubblica, capitolo 8, Atene, 370 avanti Cristo.